Oggi ti mostro come cambiare il colore agli occhi con una tecnica semplice, facile e veloce. Ciao, sono Azzurra Piccardi, fotografa di moda, beauty e ritratti. Se non mi conosci, mi occupo di comunicazione visiva per le aziende e lavoro anche nel mondo dell'editoria collaborando con magazine di moda. In questo episodio di oggi ti farò vedere e ti mostrerò come cambiare il colore agli occhi, appunto, con una tecnica davvero stupefacente e super veloce, davvero molto, anche molto facile. Per prima cosa entriamo in Photoshop, apriamo la foto che vogliamo modificare e la prima cosa da fare è andare a selezionare l'iride, quindi l'occhio che vogliamo andare a trattare. Quindi faccio un cerchio con lo strumento seleziona cerchio, premendo il tasto Shift vado a cercare a disegnare un cerchio perfetto. Ok, una volta creato lo riposiziono, dopodiché mi vado a sfruttare le somme, le sottrazioni e le moltiplicazioni delle selezioni in modo da andare a rifinire questa selezione solo nella parte dell'occhio che ci interessa lavorare. Quindi per fare questo premo Shift e Alt per attivare la selezione multiplica di Photoshop e vado a creare un'ellisse che vada a ricalcare la parte superiore dell'occhio in modo tale da rifinire e eliminare la parte sopra che andava sopra la palpebra, appunto quella mobile. Facciamo la stessa cosa per la palpebra inferiore, quindi premo Shift e Alt per PC e Option Shift per Mac e adesso che ho la selezione ben creata vado ad applicare la prima regolazione di livello, come vedi in questo caso attivo la selezione per mostrartela. Questa è la selezione che abbiamo creato ed è un po' troppo netta, definita, dobbiamo andare a sfumarla. Per fare questo clicco sull'icona della regolazione di livello e dalle sue opzioni vado a sfumarla, direi che più o meno un 4 pixel ci siamo e va bene, in questo modo l'applicazione sarà un po' più naturale. Andiamo adesso a lavorare la luminosità e i colori in modo tale da renderlo marrone perché lo vogliamo rendere marrone. Quindi la prima cosa da fare è abbassare la luminosità. Ok, adesso vado a lavorare sui colori. Per ottenere un marrone dovrò andare a aggiungere giallo e rosso in modo tale da avere un arancione e poi renderlo scuro, no? Quindi andiamo ad aggiungere del rosso e del giallo, creando rosso più verde si fa un giallo, posso anche aggiungere direttamente verde e già stiamo iniziando a vedere un bel cambiamento. Per aiutarmi però, in modo tale da ottenere un'applicazione molto più delicata e anche naturale, mi aiuto con le regolazioni di livello. In questo caso mi serve una regolazione di livello molto aggressiva e pensavo di utilizzare Linear Light, perché come vedi è molto molto aggressiva. La parte scura mi sembra un po' troppo scura, quindi in teoria la vado un po' a alzare, a rendere il nero meno intenso e detto questo dobbiamo andare a rifinire applicato una volta il colore, dobbiamo andare un po' a rifinire questa applicazione per renderla più naturale, perché come vedi qua nel riflesso bianco si vede che c'è qualcosa che non va. Quindi ci aiutiamo in questo caso con la funzione Fondi Se. Faccio doppio clic sul livello in modo tale da aprire gli stili di livello e quello che ci interessa a noi è la parte inferiore di questi stili, la funzione appunto Blendi Se. Come vedi qua posso lavorare su livello grigio che non è altro che la luminosità del livello e sui colori rosso, verde e blu in modo tale da poter mischiare anche i colori dei canali. In questo caso lasciamo luminosità perché ci interessa quella e andiamo a lavorare con il livello sottostante. Questa applicazione e lo spostamento del cursore fa sì che il nero venga applicato solo a una certa parte di pixel, non a tutti. Se voglio un'applicazione molto più delicata e morbida, con una bella transizione, devo andare a dividere questo cursore premendo Alt e
e trascinando il cursore via, come vedi, si va a creare una bella sfumatura. Facciamo soprattutto la stessa cosa anche con le informazioni di luminosità. Prendo il cursore, lo trascino verso sinistra e andiamo sempre a dividere questo cursore in modo tale da ottenere una bella transizione di luce ed ombra. Ok. Accendo e spengo, è davvero molto scuro. Applichiamo un po' più di colore. In questo caso adesso sto andando a correggere un po' l'applicazione. Ci siamo quasi, forse ho tolto un po' troppo di bianco. Perché comunque in un occhio scuro non si vede granché, no? All'interno tutti i dettagli. Accendo e spengo, ci può stare. Possiamo andare a rifinire ancora di più la maschera rendendola ancora di più morbida e avere una transizione ancora più delicata. Quindi passo da 4 a, diciamo, 9 pixel, apro e chiudo. Ok, sembra molto naturale. Se lo vogliamo ancora più scuro, attivo la selezione perché adesso non posso andare a fare un clip della maschera perché altrimenti avrei fatto una regolazione di livello e l'avrei clippata sotto. Però in questo caso non lo posso fare perché abbiamo la modalità di fusione linear light. Potevo scegliere anche Vivid Light, entrambi vanno bene. Vivid Light è ancora più delicato come applicazione, proviamo a lasciare questo. E quindi, come dicevo, non posso andare a fare un clip, ma quindi vado a copiare la selezione che già abbiamo, quindi control click sulla maschera di livello e come vedi si attiva la selezione. Vado ad abbassare un po' la luminosità, magari invece che dai mezzi toni solo dalle alte luci. Ok, e magari gli do ancora un po' più di colore appena appena. Facciamo come se fossero due passaggi, no? Cioè, direi che così può andare bene. Quindi abbassiamo un po' la luminosità e basta. E andiamo un po' di più di rosso. Ed ecco qua, in due livelli, il nostro occhio marrone ed è abbastanza naturale. Chiaro ed evidente che questa è una tecnica base, possiamo con tecniche avanzate cercare di migliorarla ulteriormente, però niente, non è affatto un cattivo punto di partenza, anzi, niente male. Prima e dopo. Molto naturale. Grazie per avermi seguito fin qua. Se ti è piaciuto il video, metti un bel mi piace e iscriviti a questo canale in modo tale da non perdere nessun nuovo contenuto. A presto. Ciao, you deserve to shine.